Ciao! Volevo ringraziarvi per l'altro video perché ho ricevuto dei consigli molto utili da parte di tutte voi e volevo appunto ringraziarvi perché alla fine sono riuscita a trovare quello che volevo e quindi mi sto, diciamo, adesso spero che migliorino le mie sopracciglia. Allora, in questo video volevo chiedervi invece un'altra cosa. Ho un po' indagato su YouTube, che ho visto delle review di un sacco di molte di voi, di molte persone che hanno comprato i pennelli su eBay. Ecco, io volevo chiedervi innanzitutto dove li avete presi, cioè da che marca sono, perché io ho visto di quelli Zoeva e volevo chiedervi un po', per chi lo sa, se sono buoni, se sono molto buoni, perché io ne volevo prendere un set, perché mi sono resa conto che appunto io ho comprato l'ultima volta questo. Solo che è molto, diciamo, le spatole molto sottili. E quindi, boh, ne volevo prendere anche altri molto più professionali. Siccome ho visto che su eBay costano poco, io volevo spendere, cioè, ho visto che mi sembra il set da 12 costi, tipo una ventina di euro. E volevo sapere da voi quale secondo voi è meglio, dove vi siete trovate bene, quali pennelli avete voi. Perché appunto io li ho comprati un po' dappertutto, quelli che ho trovato abbastanza convenienti li ho comprati, però per esempio ho sentito da Clio che mi sembra che avesse detto che i pennelli della Kiko non erano buonissimi, io ne ho preso uno da Labbro e mi sono trovata bene, per gli altri non lo so, oppure non lo so della Sephora come sono per esempio, se potevate darmi una mano un po' per i pennelli. Poi un'ultima cosa, che oggi sono andata finalmente all'OVS e ho trovato la marca Essence che non riuscivo a trovare in altri OVS e quindi finalmente ci sono riuscita. Allora, sono arrivata lì e non c'era più niente, c'erano tutte le offerte a 0,99 che non c'erano più, quindi ho dovuto prendere per forza le cose che costavano un pochino di più, ma non è che si alzasse troppo il prezzo. Ho comprato tre cose che secondo me sono bellissime. Allora, per primo ho comprato questo rossetto, faccio vedere, è il numero 33. Guardate il colore, ho preso il colore che si avvicinava di più al rosso perché sono tutti colori tipo cioccolato, molto sul rosa pallido e mi è piaciuto molto. Questo l'ho pagato tipo 2,60 euro, una cosa del genere. E lo trovo già molto bello perché ha anche un buon odore. Poi ho preso questo che è un gloss. Sì, un gloss praticamente volume. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, che dà molto volume. Io ce l'ho messo in questo momento. Ce l'ho adesso da un profumo di menta. All'inizio, appena te lo metti, si sentono un po'. Cioè, si sente molto la menta perché prende alle labbra. Ecco, mi sento un po' bruciare all'inizio. Però è troppo bello. A me è piaciuto molto perché, appunto, ti rende molto, cioè, le labbra ancora più. Cioè ti dà volume alle labbra e poi perché anche è molto comodo. Questo lo stesso l'ho pagato tipo 2,60 euro. E poi un'ultima cosa che vi consiglio, forse vi consiglio più di tutte, è questa matita qua, che è una matita eyeliner nera. Siccome io con le altre mi sono trovata sempre bene, però non sono riuscita più a trovarle nei posti dove le prendevo. Quindi ho azzardato a prendere questa e mi sono trovata benissimo. Quindi ve la consiglio, c'erano di tutti i colori e questa l'ho pagata 1,99 euro, quindi pochissimo. Questa forse ve la consiglio addirittura più delle altre che costano anche di più. C'erano di tutti i colori, c'erano anche marron, argentata, dorata, viola, blu, fucsia, c'erano di tutti i colori. Io l'ho presa solo nera e la prossima volta me ne prenderò sicuramente altre, quindi ve la consiglio. Niente, volevo dirvi solo questo. Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao ciao!